Salve popolo di YouTube, benvenuti sul canale Shion. Questo è un let's play di Sonic the Hedgehog 2. Prima di tutto cambiamo, perché a me non piace giocare con Sonic e Tails. Potrei giocare con Sonic da solo o Tails da sola. Da solo. Di solito faccio sempre Sonic, ma oggi per cambiare farò con Tails, insomma, per sperimentare qualcosa di nuovo. Ecco qua, questa è l'Emerald Hill, se non ricordo male, è apparso prima il nome ma non l'ho letto. Comunque molto simile a Green Hill Zone, ecco subito perso lo scudo, la Green Hill Zone di Sonic 1, perdonate la pronuncia scarsissima, l'inglese. Ok, prendiamo le scarpine. Allora, in questo gioco Tails si può giocare solo con Tails. Però, a differenza di Sonic 3, che si fa uscirà più avanti, Tails non vola, semplicemente, praticamente la cosa non cambia molto, insomma, basta. È un po' come giocare con Sonic, insomma, non cambia niente da Tails a Sonic, più o meno, sono sempre le stesse cose. Quindi bello facilissimo. Allora, in questo let's play io sono molto scarso, quindi in questo let's play io non troverò tutti i Chaos Emerald, anzi mi limiterò semplicemente ad andare avanti. Per quelli magari quando farò let's play di Sonic 3 andrò praticamente a prendere tutti i Chaos Emerald di Sonic 3. Perché in Sonic 2 purtroppo io il livello bonus di Sonic 2 non riesco a farlo, cioè non so, geneticamente c'è qualcosa che mi impedisce di fare quel bonus. Ora, per chi non sapesse un po' com'è, ecco ancora qui, questa scimmietta è un must, cioè io la piglio sempre, dopo che gioco Sonic la scimmietta mi fa perdere tutti gli anelli. Devo dire che sto andando molto male con Tails, di solito con Sonic normale, Sonic da solo vado benissimo, non ho problemi. Invece con Tails qui iniziamo già a perdere anelli, e così spiamo. Comunque stavo dicendo che adesso qui c'è il boss, il fantastico boss, con la trivella. Bello che in Sonic Chaos, quello per Master System e Game Gear, il primo boss è un po' l'opposto di questo boss qui. Qui, allora, se non lo sapete, ma in Sonic 2 è stato introdotto lo Spin Attack, cioè questa mossa qui dove si carica a terra e il nostro personaggio si spara in avanti da solo. E praticamente la cosa bella di, certo, la strana di questo primo boss è che non si può battere usando questa mossa qui, cioè c'è vietata. In Sonic Chaos invece, per Sega Master System e Game Gear, viene introdotta questa mossa che negli altri Sonic di Master System, su Master System Gear non c'era, quindi la prima volta che c'è questa mossa in un Sonic 8-bit Sega è appunto quella Sonic Chaos, e il primo boss è l'opposto di quello che abbiamo appena visto in Sonic 2, cioè non potrete attaccarlo saltandoci sopra, ma lo potete attaccare solamente sfruttando lo spin attack, quindi una sorta di opposto, insomma, del boss che abbiamo visto qui. L'ho detto 8 volte, beh, adesso spero sia abbastanza chiaro come curiosità. Siamo sul Chemical Implant, o Plant, no? Chemical Plant. Questo è un livello molto storico, molto se lo ricordo con piacere. L'ho sempre odiato sto livello, adesso ultimamente lo sto apprezzando di più, però una volta lo odiavo sempre perché aveva quella cavolo di acqua rosa e io i livelli acquatici non li sopporto. Questa è una cosa che in tutti i giochi di platform, ma non solo, tutte le volte che ci sono dei livelli acquatici, cioè livelli che prevedono di muoversi sott'acqua, nuotare o comunque muoversi appunto sott'acqua, sono sempre livelli che odio, in tutti i tipi di giochi, siano soprattutto platform, ma non solo, anche, non so, FPS, terza persona, tutte le volte che c'è un livello acquatico io non ce la faccio, cioè proprio.
mi è più forte di me, io non li sopporto per questo. In Sonic poi soprattutto, perché in Sonic soprattutto, come sapete bene, gli acquatici prevedono che si rimanga senza respiro, quindi bisogna respirare per rimanere vivi, è una cosa che io non ho mai sopportato. In più ci sono tutti i movimenti rallentati, cose che io non ho mai sopportato, cioè non sono mai riuscito a reggere, ecco. Beh, in effetti però in Kimi questo livello l'acqua rosa c'è solo nel secondo atto, verso la fine, quindi non è tutto presente, dai. Il problema sarà dopo, il livello dopo. Le Mystic... no, non è Mystic Ruins, comunque ci sono delle ruins, ci sono comunque delle rovine da qualche parte ed è ambientato sott'acqua. Vabbè, dopo ci arriveremo dopo, qui è bellissima sta, ovviamente queste fantastiche roller coaster, tipo ci buttiamo giù per queste discese, questi giri della morte, la cosa bella di Sonic. Wow, che addirittura stavo perdendo lo schermo, non riesce neanche a girare, è bellissimo perché in Sonic 2 lo schermo non riesce neanche a seguire i personaggi quanto vanno veloci. Una volta si diceva addirittura che Sonic 2, ho preso una vita, che Sonic 2 fosse il gioco più veloce del mondo, non esisteva, non altro, cavolate. Cioè, oddio, in effetti per l'epoca poteva anche essere, però insomma, sinceramente, sono cose che lasciano un po' il tempo che trovano, insomma. Non è quello tanto l'importante è il level design, che è fatto abbastanza bene, diciamo. Forse è meglio il primo, come level design Sonic 1 è molto meglio di Sonic 2, penso, se non ricordo male. Sapete che poi Sonic 1 per, Sonic 1 per Mega Drive l'ho giocato pochissimo, infatti come vedete non sto facendo un let's play di Sonic 1 ma di Sonic 2, perché lo conosco meglio, qui cado sempre, questa cavolo di acqua rosa. No, stavo dicendo che, ah sì, io il 2 ci ho giocato più volte, l'1 qui vado piano perché non voglio, questo boss lo odio perché ci sono questo pavimento che si gira e ci fa cadere, da quella punta che anche dopo aver battuto Eggman dobbiamo stare attenti a non cadere, cosa che mi ha sempre dato molto fastidio perché una volta battuto il boss io voglio, eccola, finita, basta, il livello è finito, vado avanti, no. Ho battuto il boss, devi stare attento perché sennò muori ancora e devi rifare tutto. Vabbè, sono stato abbastanza bravo. Comunque no, stavo dicendo che io Sonic 1 non ci ho giocato tantissimo, quello Mega Drive. Ho giocato di più quello Master System, ovviamente, sia anche al 2. Forse perché li ho recuperati in tempi un pochettino più recenti, io ho sempre preferito il 2 al primo. E il primo non ha nulla di brutto, anzi, cavolo, forse come level design è il migliore in assoluto. Però in effetti è quello che gioco di meno. Io adoro, il mio preferito in assoluto è Sonic 3, anzi Sonic 3 più Sonic Knuckles, lo adoro, infatti magari farò un let's play anche di quello. Sono giochi un po' scontati per fare let's play questi, vero? Sì, beh, magari più avanti farò qualcos'altro di un pochettino più particolare, dai. Però adesso mi piaceva fare un let's play di Sonic 2 così, tanto come si dice, for fun, insomma, tanto per gradire, no? Nulla di professionale, come potete ben intuire. Questo livello, ecco, questo è il vero livello acquatico di Sonic 2, l'odio, però c'è l'odio quando sei sott'acqua, quando sei fuori va benissimo, e infatti la cosa bella è che qui si può addirittura fare tutto il livello, se si è bravi si può fare tutti i due atti senza finire mai in acqua, infatti adesso io qui sto andando sempre in alto nel primo atto in modo da non finire in acqua, infatti non ci finisco, invece nel secondo atto di solito ci casco sempre in acqua prima o poi. Qui sono riuscito a farlo senza cadere in acqua. Poi non so quanto durerà questo let's play, in effetti Sonic 2 non è un gioco molto lungo, forse riesco a farlo addirittura in una volta, forse anche in due. Ma in effetti senza prendere i diamanti del caos, in effetti è un po' monco perché in effetti non vedremo tutti i livelli del gioco, però come ho detto volevo fare un let's play molto for fun, ecco che sono caduto in acqua, non volevo. Sono distratto a parlare, ovviamente, perché ci sono ste bolle maledette che ho sempre odiate sul Master System, poi c'è Master System, Sonic 2, per Master System c'è un livello acquatico che non finisce più, ci sono tutte le... adesso magari poi farò anche un let's play di quello, perché no? A questo punto dai, chi se lo vieta? Vabbè, ma sì, c'era... che cavolo sto ponendo?
Dammi la bolla. Per avere le bolle basta saltare sopra i punti, dove saltano, dove sono quelle bollicine lì. Se avete la bolla grossa, dovete saltare sopra, saltarci sopra così, arrivate, saltate, dopo un po' salta fuori, arriva fuori la bolla. L'ho ripresa tanto per, questa parte la odio, spero ovviamente di saltarla invece. Oddio, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah beh, Sonic, sì, Sonic 2 per Master System, non so che devo fare anche un let's play di quello, più di questo, però vabbè. Mi sto pentendo di aver fatto il let's play di questo. Ormai l'ho iniziato e quindi basta. M'attacco io. Ma no, più che altro in questo periodo sto facendo diversi video su Sonic, proprio perché sono 20 anni che è uscito Sonic. Infatti ho preso il fantastico Sonic Generation, del quale però non posso fare vedere video perché ho la versione Xbox e ancora non riesco a... Oh, sono riuscito a evitare sti insetti, di solito questi mi impigliano sempre. No, scusate, stavo dicendo che su Sonic Generation ce l'ho su Xbox e quindi ancora non ho un sistema buono per registrare da console, quindi per adesso andiamo con così emulatori e altre cose. Comunque, come avete visto, io il gioco originale di Sonic 2 ho già per Mega Drive, cioè. Poi ho anche la collection per Xbox, questo gioco l'ho comprato anche per la Virtual Console, quindi direi che legalmente Sonic 2 io lo posseggo in vari modi. Vabbè, lasciamo stare questo. No, stavo dicendo che sì, Sonic Generation, che mi sono venuto a fare una recensione ma non posso. In compenso mi sono messo a recensire le confezioni, i packaging dei vari Sonic che ho in casa e anche di, insomma, fare questo let's play, insomma, su YouTube. Magari adesso farò anche delle recensioni dei vari Sonic. Io pensavo di fare le recensioni di Sonic Master System, perché sono molto legato ai Sonic Master System. E niente, adesso sto facendo, appunto, insomma, sono 20 anni che sono stati 20 anni dalla nascita di Sonic. Diciamo che ho trovato un po' questo modo per celebrare, diciamo, questo compleanno, questo anniversario. Siamo di 150 anni in Italia, festeggiamo anche i 20 anni di Sonic. Puoi pensarci, cavolo, 20 anni, cioè, mamma mia. Pensare che solo quando usciva Sonic Adventure erano passati 10 anni, perché è uscita lì e dopo è uscita una edizione speciale per Dreamcast, per Sega Dreamcast, di Sonic Adventure, edizione birthday, insomma, compleanno, 10 anni, per il decennale. Sai che sono già passati 10 anni da Sonic Adventure, mi sembrava l'altro giorno che usciva Sonic Adventure, cioè, guarda te che adesso arriva Sonic 3D. Comunque abbiamo, per avere un gioco decente di Sonic, abbiamo dovuto aspettare Sonic Colors. No, beh, se si guardava i Sonic portatili, già i Sonic Advance non erano brutti, soprattutto Sonic Advance 3 e Sonic Rush, anche Sonic Rush era molto bello. I Sonic 2D sono sempre stati, hanno sempre avuto una marcia in più rispetto ai 3D, secondo me. Sì, no, Sonic Adventure alla fine non sono brutti, assolutamente, però perdono. Il confronto di Sonic 2D perdono molto. E Sonic Heroes è un bel, sulla carta doveva essere un buon gioco, perché dai, a me piace molto l'idea di avere le squadre di personaggi Sonic, no? Tre personaggi e la configurazione, no, del team che cambiava rispetto, cioè non so se sapete come funziona Sonic Heroes, non so se ci avete giocato. Io ce l'ho preso per Nintendo GameCube e mi ispirava molto, però in realtà risulta essere un gioco praticamente un bug col gioco intorno, un po' come la Polo. È un bug col gioco intorno, infatti è quasi ingiocabile dai bug che ci sono. Comunque l'idea era sfiziosa, a me piaceva, cioè quella di avere, come di Sonic Heroes, invece di avere un personaggio solo, se ne comandavano
tre, insomma, avevi un team di tre personaggi. Quello base era appunto Sonic, Tails e Knuckles, e cambiava appunto la formazione cioè a seconda di che personaggio sceglievi di, cioè in quel momento il personaggio che in quel momento sceglievi di muovere cambiava la formazione del team. Tipo ad esempio se iniziavi a comandare Sonic, il team assumeva una formazione da squadra veloce. Se invece comandavi Knuckles, allora predominava la forza. Allora Knuckles prendeva gli altri due compagni mentre si appallottolavano, li lanciava contro i nemici, mentre non so, Sonic iniziava a correre come un ossesso, gli altri due lo seguivano. Tails invece era la formazione di volo, quindi Tails praticamente si metteva sopra e iniziava a volare, no? con l'elicottero, e si portava dietro gli altri due. Insomma, lo sto spiegando malissimo come al mio solito. Se non mi scrivo le cose non riesco a spiegarle in maniera chiara. Comunque sì, insomma, l'idea era molto bella, purtroppo il gioco viene fatto diversi bug. La versione GameCube comunque, come sempre, migliore di quella PlayStation 2, perché non tanto per, non lo dico per fanboismo, ma in effetti la versione PlayStation 2 aveva dei cali di frame rate pazzeschi, e anche la versione Xbox era meglio. Ma non sto parlando di Sonic 2. Questo boss, come vedete, questo boss io per anni ho tentato, non capivo come fare a sconfiggerlo, perdevo tantissime vite. Adesso ho scoperto che mesi fa è una cavolata, come avete visto, basta fare gli spin attack e saltare al momento giusto e ripetere per 8 volte e si supera questo boss in maniera facilissima. C'è Sonic 2, Sonic, cioè che Sonic Hilltop Zone. I giochi di Sonic non sono mai troppo difficili, sono un po' difficili se si vuole recuperare tutti i Chaos Emerald, tutti i segreti, ma no, ecco, Sonic 1 è difficile, Sonic 1 è abbastanza difficile, Sonic 2 è molto più facile di Sonic 1, e anche Sonic 3, Sonic 3 è facilissimo, basta, se si vuole solo andare avanti, se si vuole scoprire tutto diventa un po' più difficile, perché bisogna esplorare poi i livelli in cerca degli anelloni e poi fare i level bonus lì, quelli con le sfere blu, che sono, molti dicono sono difficilissimi, io per me sono più facili del bonus di Sonic 2, però in effetti ammetto che non sono proprio immediati, bisogna studiarsi un po'. Questo livello ricorda un po' il secondo livello di Sonic 2, che anche questo c'ha questi colori qui tutti, questo grigio blu e la lava, ricordo un po' Sonic 1. E poi c'è in, non so perché questo livello mi ricorda tantissimo la Green Hill che c'è in, non c'entra niente, però in Sonic 2 per Master System, mi sono fissato per questi giochi, per il Master System, non lo sapete, Sonic 2 per Master System ha la Green Hill, no, non la Green Hill, scusatemi, mi sono detto una cazzata, ha questo, il secondo livello di Sonic 2. Oddio, qui c'era una super molla. Il secondo livello di Sonic 2 si chiama Air Zone o cosa del genere, e ha gli stessi identici colori di questo livello qui. Cosa strana. Oddio, no, qui non sono abbastanza veloce, di solito esco prima che la lava mi chiuda. Come avete visto, lì c'era una immortalità da prendere lassù nascosta, vitale per passare questo punto senza perdere anelli, che adesso perderò. No, beh, solo 38 anelli, ho superato il primo atto di questa zona, siamo già a 20 minuti, io quasi quasi faccio questo prossimo atto se non ci pego dopo tempo, e poi magari interrompo il let's play per la prossima puntata. In effetti, volendo, si potrebbe fare anche un bellissimo let's play unico. Non è lunghissimo sto gioco, però perfetto, per adesso non voglio tediarvi troppo. Poi è bello fare tanti video invece di farne uno solo, tanti uno lungo e meglio farne tanti brevi, no? Fare una sorta di saga. Questo livello, questo mostro c'era in Sonic 1 per Master System, l'ho ammazzato così tanto per, potevo anche lasciarlo stare, però mi piaceva ucciderlo. Oddio, questa parte l'ho sempre odiata, questa lava che viene su.
Però a un certo punto si ferma. Io pensavo arrivasse. Oddio. Io pensavo arrivasse fino in cima, invece mi sembra che non ce l'avevi in cima. Forse mi sbaglio io. Dai, giù. Beh, la musica di questo gioco, non ho parlato della musica di questo gioco, non sto parlando di questo gioco, sto parlando di tutt'altro. No, la musica di questo gioco è molto bella, come sappiamo, almeno tutti i soldi hanno una buona musica, che sono tutti gli anelli, no? Maledetti. Ah, io adoravo questa cosa, questi carrelli, queste teleferiche che... E qui faccio... devo prenderli al volo così. Allora, io non mi ricordo un attimo. Ah sì, questa. Qui c'è una cosa, alla fine sto arrivando, c'è una cosa che mi. Mi dispiace se mi ripeto sempre, ma una cosa che salta fuori in Sonic 1 per Master System. Allora, questo boss c'è praticamente uguale identico in Sonic 1 per Sega Master System. Che in teoria dovrebbe essere venuto prima di Sonic 2. Non so, secondo me, adesso magari poi un giorno ve lo farò vedere, magari potrei anche fare un filmato per farle una comparazione. C'è praticamente lo stesso boss, si è configurato nella stessa maniera, c'è le due parti, due solo che con l'acqua, non con la lava, comunque c'è sempre Robotnik che salta fuori da una parte all'altra. Beh, io direi che per adesso possiamo fermarci qui con Let's Play e ci vediamo la prossima volta. Ciao!